Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentare la seconda edizione della Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo, che aprirà ufficialmente venerdì 21 e durerà fino a domenica 23 ottobre 2002, anche se ci sono stati già alcuni appuntamenti di avvicinamento nelle giornate del 15 ottobre. E io ho il grande piacere di avere con noi i due colpevoli, diciamo così, no, di questa bella avventura, che sono Marco Patuasso e Marco Picat, e ai quali io non rubo altro tempo e lascio subito la parola, così ci possono raccontare di questa bellissima iniziativa. Prego, a voi. Prego Marco, lascio a te. Comincio io allora. È la seconda edizione di questo appuntamento che si rivolge a chi si occupa di Medioevo, ma in generale a chi vuole conoscere un po' la storia di una zona come il Saluzzese, che è una zona di frontiera, quindi da sempre intrecciata con diverse culture, la Francia, la Provenza, l'Italia centrale. Saluzzo è rimasta una città in parte medievale per le costruzioni, ma soprattutto perché la sua anima è ancora legata a Griselda, a questa marchesa del Medioevo, di cui sono stati sponsor, se si può dire, niente di meno che Petrarca e Boccaccio. Quindi con degli sponsor così è chiaro che la città a distanza di secoli reagisce ancora e cerca di tenere vivo questa dimensione antica, che ci parla però della storia di oggi. Saluzzo è sempre stata una città che ha avuto un unico ceppo di marchesi dall'inizio, dal 1002 al 1005, la stessa famiglia, e la caratteristica di tutti è stata l'apertura all'Europa. Le porte di Saluzzo sono sempre state aperte per artisti, artigiani, dai trovatori provenzali sono arrivati nel 1002 ai pittori fiamminghi del 1500. Quindi una città e un territorio multiculturale che noi vogliamo far rivivere con tutta una serie di appuntamenti che, grazie al suono del libro, siamo riusciti a mettere in piedi. E quest'anno addirittura a migliorare rispetto alla prima edizione. Sì, come diceva il professor Picat, questa è la seconda edizione. L'anno scorso, in un periodo ancora difficile, in piena emergenza sanitaria, purtroppo ancora in un periodo pandemico, avevamo comunque pensato di realizzare una prima edizione di questa festa del libro medievale e antico di Saluzzo. È stata un'edizione, quella dello scorso anno, che ci ha dato la possibilità di capire che per il territorio poteva diventare un evento identitario, perché sono stati moltissimi i soggetti, non soltanto coloro che lavorano, che in qualche modo si impegnano nell'ambito della promozione culturale del proprio territorio, ma devo dire da parte di tutte le associazioni della città, una grande disponibilità a ragionare insieme per far crescere questa manifestazione, che ha dato già l'anno scorso dei buoni risultati, ma quest'anno credo che proprio il programma un po' ce lo dica. Quest'anno davvero la partecipazione, a partire dalle scuole, a partire dalle associazioni del territorio, non soltanto quelle legate all'ambito medievale, ma devo dire un po' tutta la città, ma non soltanto la città di Saluzzo, anche il territorio cuneese e non solo, insomma, hanno mostrato grande interesse, e siamo oggi, come dire, a parlare di questa seconda edizione, che credo che segnerà anche un momento di svolta proprio per questa festa di Sano del Libro, per chi lo sa, oltre ovviamente al suo appuntamento tradizionalmente nel mese di maggio, però porta avanti molti progetti sul non soltanto sul territorio piemontese ma anche nazionale, perché riteniamo che sia importantissimo continuare a fare promozione del libro, della lettura e della cultura a 360 gradi nell'arco di tutto l'anno. E quindi questa manifestazione si inserisce nell'alveo di quelle che sono altre iniziative che il Salone porta avanti sul territorio, non soltanto, come dicevo, in Piemonte, penso a Lungomare di Libri che realizziamo a Bari, o nel recente passato, sedendo Mirando, nei teatri storici delle Marche,
oppure restando invece in Piemonte, oltre a Porticcibicata, che abbiamo chiuso la settimana scorsa, che come sapete è la libreria più lunga del mondo sotto i portici del centro di Torino, Cattedra da Decifrare, che realizziamo invece con la Fondazione Artea nella città di Busca, in modo particolare al Castello del Rocco. Insomma, l'impegno del Salone del Libro sul territorio è un impegno che va avanti nell'arco di tutto l'anno, e Saluzzo si inserisce proprio in questo diciamo, progetto di promozione complessiva. Questa sarà un'edizione, pensiamo, importante. Credo che sia giusto, Marco, adesso anche raccontare il tema che abbiamo scelto quest'anno, che si lega, insomma, a filo doppio anche con l'edizione dello scorso anno, che era stata chiusa da una memorabile lezione di Chiara Frugoni, non ha bisogno ovviamente di presentazioni, e anche in suo onore abbiamo pensato quest'anno che il tema dovesse e potesse essere proprio le donne nel Medioevo. Ma sul perché di questo tema lascio nuovamente la parola a Marco. Allora, come ha detto bene Marco Pautasso, il tema quest'anno è indotto da un ricordo molto bello e molto importante che abbiamo avuto l'anno scorso. Chiara Frugoni, che ci parlava del suo ultimo libro, Le 5 donne del Medioevo, importanti secondo lei. E nella presentazione, il discorso di questa madre di salute si chiamava Griselda, e come ho detto, la cui leggenda ha avuto la grossa fortuna di incontrare l'interesse e l'inventiva di Petrarca e Boccaccio, tanto che questa storia di una marchesa di Saluzzo, contadina, che diventa marchesa, torna contadina, per poi finire marchesa elogiata, è una di quelle leggende che hanno fatto l'Europa. Si parla di libri che hanno fatto l'Europa, perché la leggenda di Griselda è stata tradotta non solo nelle lingue europee, ma in polacco, in lingue totalmente distinte dal ceppo romanzo, in cui poteva avere una sua dimensione, perché raccontava una storia importante, una storia condivisa, una storia comunque di violenza, di amore e del ruolo della donna nel Medioevo. Ecco, l'inizio della nostra dimensione quest'anno in chiave decisamente femminile si appoggia inizialmente al ricordo di Chiara Frugoni, che sarà ricordata appunto la domenica con alcuni interventi e la presentazione del suo ultimo volume postumo sul letto del Medioevo, ma anche su alcuni appuntamenti importanti di messa a fuoco del ruolo della donna nel medievale. E partiremo, non so, dall'Ott, che ci parlerà dei capelli delle donne nel Medioevo, che tipo di pettinatura poteva essere di moda o espressiva di una dignità, quindi il significato del capello. Oggi sappiamo che il capello della donna è un segno importante per esprimere la condivisione, la protesta e la rabbia. Ecco, senza saperlo, all'inizio della nostra scelta di argomenti, uno dei temi importanti su cui avevamo convenuto era proprio l'aspetto esterno della donna, quindi i capelli, con la Muzzarelli parleremo del guardaroba femminile, perché l'altro aspetto ovviamente del mondo medievale, i colori, i tessuti, la storia dell'iniziamento in iconografia femminile con Nicola Sballardo, anche lì un altro percorso sul mondo del vestire femminile, e poi ancora sulla donna ci sarà l'intervento di Cardini, che parlerà di donne potere, quindi un ruolo raro, perché noi sappiamo benissimo, la Frugoni ricordava bene l'anno scorso la folla negletta, le donne del Medioevo. Pochissime donne sono riuscite a lasciare traccia. Qualche nobile, qualcuna nata nobile, qualcuna entrata nel mondo ecclesiastico. Ecco, una delle lezioni sarà ad esempio sul De Garda di Bingen, della professora Tancredi, una figure emergenti del Medioevo, anche questo si è ricordato, ma la Frugoni tendeva a sottolineare questo aspetto, che in realtà la donna del Medioevo quasi non veniva considerata, non esisteva. Per controverso, nel nostro marchesato di Saluzzo, chi ha fatto la storia sono state le donne, virtuali come la povera Griselda, oppure l'ultima marchesa, Margherita di Foix,
che è stata la grande dama francese che ha portato la corte di Francia in Piemonte. E questo è stato il culmine del marchesato, l'inizio della discesa, ma anche il momento più importante di Saluzzo per essere presenza europea. Quindi il tema della donna ha richiami letterari lontani, ma un'attualità oggi particolare, visto quello che sta capitando in paesi dove le donne patiscono ancora trattamenti ancora peggio di quelli riservati a Griselda. Ecco, io aggiungo a quanto ha detto il professor Piccat che il programma si arricchisce anche dalla presenza di autori importanti, perché inaugureremo venerdì 21 con una lezione del professor Paolo Mieli, che partirà dal Medioevo per raccontare quelle che sono le ferite della storia, quelle ferite che purtroppo il tempo non riesce a rimarginare. E chiuderemo domenica sera con Antonio Manzini, forse in questo momento lo scrittore italiano di maggior successo, che abbandona per un attimo la saga del vicequestore Rocco Schiavone e si avventura invece con una storia che ci parla di un medioevo prossimo futuro. Il titolo è la mala erba. Ma questa seconda edizione della Festa del Libro Medievale Antico di Saluzzo si caratterizza anche per una serie davvero notevole di eventi, di iniziative che andranno un po' a interessare tutti i gusti. Dicevamo di alcune iniziative di avvicinamento. Ecco, ci saranno ad esempio concerti che sono promossi, organizzati da un'altra istituzione importante di Saluzzo, che è il Marchesato Opera Festival. Avremo un concerto del gruppo. Un concerto di canto gregoriano del gruppo di Alba Ec Dies. Avremo la presenza, perché credo sia importante anche riuscire ad animare le strade, le piazze, il meraviglioso centro storico di Saluzzo, dei tripudiantes che sono specializzati in danze medievali, oppure in Faber Teatro, che sono cantastorie, musici, improvvisatori, oppure nei Giullari del Diavolo, che in qualche modo ci fanno ricordare e rammentare il ruolo dei giullari in quel particolare periodo storico. Avremo anche l'anno scorso è stato di grandissimo successo e verrà ripetuto quest'anno, uno spettacolo di falconeria che ci regalerà Falcon e Giovanni Granati, insomma, con tutti i suoi rapaci ammaestrati che riescono sempre a sorprendere non solo i piccini ma anche i grandi. Avremo la campionessa olimpica di scacchi, la regina degli scacchi, sappiamo della fortuna della serie TV. Gli scacchi sono il gioco medievale per eccellenza e Marina Brunello, questo è il nome di questa olimpionica degli scacchi, si cimenterà in una simultanea con 30 maestri che molto probabilmente riuscirà a battere tutti quanti, e lunedì mattina farà una lezione proprio sul gioco degli scacchi per le scuole inferiori e medie inferiori, le scuole elementari e medie inferiori di Saluzzo. Sempre legato alle scuole avremo questa straordinaria azione pittorica che ci regalerà il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, che vedrà coinvolti 1.000 studenti di ogni ordine e grado della città di Saluzzo. E questa opera pittorica poi verrà utilizzata per vestire le pareti, perché non abbiamo forse detto una cosa anche importante, che questa è una festa che non ha soltanto una parte di festival, ma anche una parte fieristica, espositiva, perché sono presenti un numero davvero consistente, sia di editori specializzati, anche di editori generalisti, molte librerie antiquarie specializzate e alcune librerie generaliste che ovviamente porteranno, ospiteranno quella che è un po' la miglior produzione editoriale al momento sui temi che andremo ad affrontare. Insomma, mi pare che il programma, ecco, c'è anche una grande cena medievale che so che sta, che sta interessando moltissimi e che ovviamente sarà in qualche modo anche vessillifera di quello che vuole essere questa festa, cioè anche ricordare un periodo glorioso della città di Saluzzo. Insomma, davvero credo ci sia
ci sia un po' per tutti i gusti, e credo che anche il fatto che noi l'abbiamo voluta definire una festa, ecco, la dice lunga sul fatto che davvero vogliamo che sia un evento che diventi identitario per tutto per Saluzzo e per tutto il suo territorio, e che tutti quanti in qualche modo possano riconoscersi. Direi che non vi siete fatti mancare niente. Il programma è ricchissimo, l'evento è sicuramente di grande interesse, anche perché spazia un po' in tutti i campi e i settori, dallo spettacolo alle conferenze, dai concerti alla rievocazione, e quindi per tutti gli appassionati, ma anche per tutti i curiosi, vale la pena di programmare un soggiorno a Saluzzo nelle date della Fiera del Libro Medievale, seconda edizione, che io vi ricordo sono da venerdì 21 a domenica 23 ottobre 2022, con una serata conclusiva il mercoledì 26 ottobre 2022. Io ringrazio tantissimo i miei ospiti di aver accettato il nostro invito a presentare questa edizione della Fiera, e invito tutti i nostri ascoltatori a continuare a seguirci sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, nel nome del Medioevo come epoca di grande patrimonio culturale, storico, artistico, letterario, e non già i secoli bui che ogni tanto qualche sprovveduto continua a definire tali. Grazie ancora quindi a Marco Pautasso, a Marco Piccat, che sono stati i nostri ospiti, e tutti quanti a Saluzzo. Vi aspettiamo, grazie, grazie di cuore per l'attenzione. Grazie.